Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Elephone A5. Elephone, azienda cinese che realizza smartphone molto economici nella colorazione Starry Blue, e vedremo fra un attimo il perché. Voglio tenervi sulle spine, anche se l'avete sicuramente già intravisto, forse anche dalla copertina. E poi all'interno della confezione, oltre allo smartphone, abbiamo questa che è la cover in silicone trasparente con i puntini, puntinata sul retro, quindi è comunque abbastanza trasparente, ma ha questa piccola trama a puntini sul retro. Poi la manualistica, il pin per levare il carrellino della doppia SIM o SIM più micro SD, l'alimentatore 5 volt, mi si è richiuso 5 volt 2 ampere, mi si è anche attaccato, comunque eccolo qua, e poi il cavo USB tipo C. Richiudo la confezione così rapidamente e vado a prendere il nostro Elephone A5 in colorazione Starry Blue, ovvero blu stellato. È un blu stellato che ha una parte viola, una parte nera, una parte blu, e devo dire, vedete, tra l'altro sembra quasi che si muova, è veramente molto molto bella questa colorazione, mi piace tantissimo. È un gradiente un po' particolare perché sono appunto tre colori, c'è una divisione abbastanza marcata ma anche abbastanza random, insomma è molto molto bello, un prodotto molto particolare. Il vetro si sporca, lo state vedendo adesso che ci passo il pollice, ma si pulisce anche abbastanza facilmente, non è dei peggiori in tal senso. Tripla fotocamera appena appena sporgente, spessore di 8,1 mm, doppio LED flash, lettore di impronte digitali, tasto di accensione, bilanciere del volume, jack audio da 3,5, carrellino, porta USB tipo C, speaker e microfono. Dimensioni 155, 75,5, 8,1 come vi ho già detto, 200 grammi di peso, non è uno smartphone leggero. In mano si fa abbastanza sentire, non è appunto uno smartphone dei più leggeri in assoluto, ecco qua sono riuscito a sbloccarlo, non è dei più leggeri in assoluto affatto. In mano si utilizza abbastanza bene, non è molto spesso, ma il fatto che sia comunque, guardate il profilo, sia abbastanza dritto tutto sommato, perché deve comunque contenere questo lettore di impronte, non è troppo bombato, fa sì che comunque in mano appaia come uno smartphone particolarmente grossotto. Lo mettiamo qui su un fianco, vi parlo del suo hardware. Abbiamo un processore MediaTek Helio P60 Octa-Core da 2 GHz con GPU Mali G72MP3, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibili, LTE con banda 20, Wi-Fi VGN, monobanda, Bluetooth 4.2, non c'è l'NFC, non c'è il LED di notifica, il lettore di impronte è presente, è posizionato sul fianco destro, ve l'ho fatto vedere. Abbiamo il jack audio, abbiamo la radio FM. Dal punto di vista software abbiamo Android 8.1 aggiornato con le patch di ottobre, comunque appunto un software abbastanza aggiornato. Sul software, se mi riesce a dirlo bene, ci torniamo fra un attimo perché ci sono un po' di cosette da dire. Il display è un 6.18 pollici di diagonale Full HD Plus, 1080x2246 in tecnologia IPS, e c'è un bel notch. Tra l'altro sono pieno di notifiche che non si vedevano perché il notch non consente di vedere le notifiche senza trascinare giù la barra. Facciamo una prova, mettiamo per esempio uno sfondo un pochino più chiaro in modo da mettere un pochino più in evidenza il notch. Come vedete il display è molto stondato qui sui bordi, sulla parte superiore c'è una leggera sfumatura probabilmente applicata via software con questo vistoso notch che contiene ben due fotocamere. Il display è ok, non è luminosissimo ma è comunque abbastanza luminoso. Il vero punto è che è ok dal punto di vista della luminosità, ma in realtà per tutto il resto è veramente un bel display con dei bei colori, con buoni angoli di visione, insomma un display assolutamente buono per un prodotto di questa fascia, e che anzi non trattiene molto le impronte sul vetro frontale. Questa è una cosa affatto scontata su uno smartphone cinese. Sono molto molto contento di questa cosa. Vi parlo del software. Abbiamo appunto Android 8.1 aggiornato con le patch di ottobre, e lo vediamo andando qui, 5 ottobre 2018, e poi ci sono tante altre funzioni come la possibilità di abilitare le gesture, che come state vedendo è una cosa che ho fatto adesso, eccola qua, quindi hide navbar, quindi uno scorrimento al centro per andare all'home, uno a sinistra per andare indietro, uno a destra per attivare multitasking. Funziona abbastanza bene, non c'è nessun feedback neanche visivo, avete visto, voi fate semplicemente uno swipe così
e le cose succedono. Forse su questo sicuramente si poteva affinare un po' meglio, ma si poteva affinare un po' meglio, diciamocelo onestamente, un po' tutto. Altre funzionalità: si può attivare e disattivare il drawer da qui, andando ad attivare Apply RayOS Style Windows, che è tutto fuorché disabilità disabilita drawer, ma insomma l'importante è che funzioni. Ci sono le gesture a schermo spento, c'è il DuraSpeed se volete prolungare la durata della batteria. Io sconsiglio di utilizzarlo, mi piace di più avere tutte le applicazioni sempre e comunque pronte. Il software non è particolarmente veloce, guardate l'apertura delle tende notifiche, guardate il lag nell'apertura delle tende notifiche, sempre e comunque. Non è ben ottimizzato, non capisco perché qui è tutto così schiacciato e qua su invece è tutto vuoto, non capisco perché questo Vodafone non potrebbe stare qui e la batteria non potrebbe stare lì, ma soprattutto vi faccio vedere una cosa, disabilito il Bluetooth così vi faccio vedere una cosa veramente veramente brutta. Guardate come sono disallineate queste icone qua su, è una cosa terribile, credo che muoia un graphic designer al secondo guardando questo video in questo momento. Non riesco purtroppo a farvelo vedere dritto perché c'è il cavalletto della telecamera, quello non è un graffio ma è un disegno dello sfondo. Guardate il disallineamento, è una cosa terribile, non capisco perché, ok fare un software povero, ma perché fare una cosa così cialtrona. Questo widget è così unknown perché purtroppo non funziona, non riesce a trovare la città e posizionarsi, insomma un software che diciamocelo non è proprio ottimizzato. Io ho preferito utilizzare il Poco Launcher, che adesso avevo cancellato la configurazione e l'avevo installato, che secondo me rende, guardate, molto più credito a questo dispositivo. È vero però che comunque certe cose non cambiano, la barra qua su non cambia, la tenda delle notifiche non cambia. Adesso tornando alla home tornerò, esatto, comunque potete metterla come predefinita. Insomma, sul software ci sarebbe stato sicuramente molto da fare. Applicazioni come Instagram si aprono quadrate, senza ragione, per fortuna c'è l'impostazione per mandarle full screen, tra l'altro funziona bene, non capisco perché di default non vada full screen. Insomma, un software non cattivo, però forse, lo devo proprio dire, forse un po' cialtrone. Se siete capaci di personalizzarlo però potete comunque tranquillamente tirare fuori il meglio da questo dispositivo. Fotocamere, tre fotocamere, 12 megapixel, 7 megapixel, 0,3 megapixel, dovrebbero essere una fotocamera classica, una fotocamera per la sfocatura e una per il bianco e nero. Ho una buona notizia, finalmente la seconda fotocamera non è finta, in questo caso la fotocamera finta c'è ancora e la terza fotocamera, quindi una buona notizia e una cattiva notizia, ovvero la cattiva è che c'è comunque una fotocamera finta, la terza, ma la seconda serve davvero alla sfocatura, quindi per esempio qui mi ero tenuto alcune foto. Questa è una foto fatta a Cosimo con la sfocatura ed effettivamente lo sfondo, vedete, è più sfocato, la sfocatura è fatta un po' così, non è perfetta. Questa è quella invece con la fotocamera coperta, sempre in modalità sfocatura. Una considerazione di tutte le foto: c'è molto rumore, c'è molta nitidezza, nitidezza aggiunta probabilmente post per un po' nascondere carenza di certi dettagli, per nascondere forse un pochino il rumore, anche se in realtà poi lo esalta, non so perché è stata fatta questa scelta di nitidezza. Insomma, le fotocamere non sono malissime, ma non sono oggettivamente neanche granché. Le fotocamere frontali sono una 20 e una 2, hanno sostanzialmente gli stessi difetti, col fatto che qui la seconda invece è falsa perché non c'è la modalità sfocatura, c'è la modalità bianco e nero che si può fare tranquillamente anche coprendo la fotocamera. Insomma, su 5 fotocamere 2 non servono a nulla e 3 invece hanno una funzione. Insomma, si sta migliorando, ma siamo ancora lontani da altri standard. La messa a fuoco è discreta, non è velocissima, c'è l'HDR automatico, non ci sono moltissime altre opzioni, c'è l'opzione stereo che è quella appunto per sfocare lo sfondo, c'è il mono per il bianco e nero che comunque potete fare anche se la terza fotocamera fosse coperta oppure rotta per fare un esempio, e i video in full HD. L'HDR automatica anche sulla videocamera frontale, video insomma non sono niente di che, l'esposizione non si ricalcola molto velocemente, non si può fare il tap to focus, insomma sono dei video sufficienti ma non molto più di quello. Tra l'altro una cosa buffa è che guardate cosa succede con questo effetto 3D, con la fotocamera stereoscopica è possibile applicare un effetto 3D, quindi voi muovete il cellulare e la foto appare in 3D, ma la verità è che non si muove Cosimo in primo piano rispetto allo sfondo, ma si muove tutta la foto, quindi è tutto inutile, non c'è in realtà questo effetto stereoscopia, è posticcio perché tutta la foto si inclina in quel modo. Vado ad aprire Asphalt 9, così proviamo anche le performance di gioco. Se non vado errato, mi pare che le bande rimangano nere.
Vediamo, vediamo, esatto, le bande rimangono nere, con la differenza che questo ovviamente c'è la sfondatura del display che la copre, qui invece l'angolo è netto. E vado ad alzare il volume, audio solo dal basso. L'audio è nella media, la qualità è un pochino più alta, scusate, il volume è un pochino più alto della media, la qualità è un pochino più bassa, diciamo che il voto è medio. Direi che possiamo uscire. Attenzione che attivando le gesture succede questo. Ora in questo caso l'ho fatto apposta, ma mi è successo di uscire dai giochi scorrendo di lato. Una cosa che potete fare, qui c'è il lettore di impronte separato dal tasto di accensione, tappandolo è possibile sbloccare lo schermo, è possibile impostare l'apertura di un'applicazione con un doppio tocco. Io ho impostato Facebook, tra l'altro funziona oggettivamente sempre, funziona anche alle volte di troppo, magari se scorre il dito e a volte, esatto, ecco qua, vedete, apre Facebook. Insomma, io personalmente, se lo dovessi usare sul lungo periodo, disattiverei questa funzione. Porto un attimo lo smartphone fuori dall'inquadratura e vado a chiamare il 190. Eccoci, viva voce. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone Privati. Stai chiamando da un numero azienda. Se vuoi informazioni o assistenza. Nella media, come vi dicevo, la qualità è un po' sottotono, c'è un leggero gracchio, però insomma va bene, non ci sono enormi problemi. Batteria 4000 mAh, allora si arriva a fine giornata anche con un utilizzo abbastanza intenso, ma soffre particolarmente le sessioni prolungate di cose intensive, foto, giochi. Lo smartphone tende un po' a scaldare qua su nella parte superiore e a quel punto la batteria scende più velocemente e potreste aver bisogno di una ricarica prima di cena, quindi per essere una 4000 mAh non è uno smartphone che vi garantisce una super autonomia a prescindere dall'utilizzo, quindi l'utilizzo in questo caso è importante. Elephone A5 ha un prezzo di 178€ su Gearbest, che oggettivamente è poco, è uno dei classici prezzi stracciati, se vogliamo, di Elephone per uno smartphone grande con una batteria grande, lettore di impronte, un bel display a tutti gli effetti, insomma un dispositivo che non rinuncia al jack audio, per chi piace il notch c'è anche il notch, un design oggettivamente particolare, molto bello questa colorazione starry blue se non sbaglio, insomma un prezzo stracciato se non fosse che non è uno smartphone privo di difetti. Questo insomma è un po' il classico cinesone, quindi lo smartphone dal prezzo stracciato che vi dà cose che altri smartphone a questo prezzo non vi danno affatto, ma anche con qualche compromesso da dover pagare. Per questa recensione di Elephone A5 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.